Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Carlo Serrati, coordinatore di IAR Neuroscienze e Fisiatria della Regione Liguria, vicepresidente del Comitato Etico Regionale, coordinatore nazionale dell'Associazione Italiana Psicogeriatria. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito, una buona occasione per chiacchierare un po' su temi importanti. Allora, numero verde per le vostre domande 800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Serrati, intanto spieghiamo ai nostri telespettatori che cosa sono le neuroscienze, quali sono, diciamo, i vantaggi anche per i pazienti della Liguria. Allora, neuroscienze in particolare si riferisce al dipartimento interaziendale. Neuroscienze è una categoria molto vasta, noi ci interessiamo di neuroscienze cliniche. Lo sviluppo quindi della ricerca sul cervello nelle sue varie declinazioni neurologiche, psichiatriche, riabilitative e derivate dal punto di vista organizzativo. I DIAR sono una struttura funzionale che funziona ormai da diversi anni. La rete delle neuroscienze in Liguria è particolarmente efficace, si colloca a posti di primo piano a livello nazionale, per esempio per la gestione dell'ictus. Gli ultimi dati Agenas che sono arrivati qualche mese fa sono fortemente significativi da questo punto di vista. Vuol dire rapidità di presa in carico, vuol dire capacità di gestire il paziente nelle fasi acute con nuove tecniche. La cosa interessante è quella della rete, cioè la presenza di attività neurologica garantita con una neurologia attiva ogni circa 150-200 mila abitanti. Questo è di particolare rilievo per la fase acuta, ma nel DIA di neuroscienze ci sono altre competenze. Afferiscono per esempio l'attività oculistica, afferiscono l'attività otorino-laringoiatrica, afferisce la psichiatria. Di recente abbiamo organizzato la rete psicologica e l'ultimo dato importante, è quello che forse vede una maggiore fragilità ancora della Liguria, è la parte riabilitativa, la parte di neuroriabilitazione, quindi la presa in carico dei pazienti al di là della fase acuta, quando la fase acuta lascia il posto, diciamo, all'intervento di tipo riabilitativo che può essere molto attivo o può essere così con caratteristiche di tipo più cronico. Mi fa piacere sottolineare che oggi sono a Pietraligure, credo che ci sarà anche l'assessore Grattarola, per l'inaugurazione di una nuova parte progettuale nella riabilitazione. Andiamo a così inaugurare una sala con caratteristiche di realtà virtuale che da solo ovviamente non fa nulla, ma può integrare in maniera importante il percorso riabilitativo. Quindi, insomma, il DIAR di neuroscienze, le neuroscienze cliniche si propongono di trasferire concretamente nella realtà vicino al paziente, col paziente, i grossi progressi che avvengono a livello neuroscientifico. Questo è un po' l'inquadramento generale. Senta Serrati, le malattie che riguardano il cervello sono in aumento? Allora, sono in aumento per due ragioni. Uno, per l'aumento della precisione diagnostica. Parlo per esempio del tema del deterioramento cognitivo e delle demenze in generale. Quindi si colgono prima, si diagnosticano più significativamente e più precocemente. L'altro aspetto è che poi aumenta, per fortuna dico io, aumenta la speranza di sopravvivenza, la vita si allunga e naturalmente l'invecchiamento è un fattore di rischio di per sé per una serie di malattie neurologiche. Quello che noi dobbiamo tentare di fare è quindi non solo allungare la vita, ma dare qualità, come si dice, a questi anni che si allungano, magari facendo un lavoro di prevenzione. Ecco, questo dovrebbe essere. Questo poi è il punto, e cioè come si può fare prevenzione e in che cosa consiste, diciamo? C'è un progetto, no, proprio dedicato a questo? Allora sì, questo è un aspetto importante, mi fa piacere che me lo chieda, perché vuol dire che il dato comincia a circolare.
In particolare l'ASL1, ma lo consideriamo un progetto regionale, è riuscita a applicare in collaborazione con i colleghi di Mentone per un progetto Alcotrans, sono i progetti europei. Questo progetto si chiama Progetto Prevedi. Prevedi è un acronimo che significa prevenire deterioramento e ictus. Quindi l'idea è piuttosto banale. Siccome un quarto circa del deterioramento cognitivo è causato da una componente vascolare, circolatoria a livello cerebrale, che magari si incrocia poi con altri aspetti, quello dell'Alzheimer, che cosa diciamo? Che se noi riusciamo a prevenire l'ictus, contemporaneamente facciamo un lavoro di prevenzione sul deterioramento cognitivo. Allora, l'idea per ora è molto limitata perché è un progetto che si avvia, non ha caratteristiche sperimentali particolari, ma è un progetto faticoso per il quale sono richiesti questi finanziamenti. E l'idea quindi è, per ogni paziente che arriverà per il momento solo alla neurologia ASL1 e alla neurologia di Mentone, si proporrà alla famiglia che avrà di fronte il paziente con le conseguenze dell'ictus di fare una ricerca guidata dei possibili fattori di rischio. Questo è molto importante. Nei fattori di rischio andremo a vedere non solo i fattori di rischio classici, la prevenzione, per esempio il controllo della pressione, il controllo della fibrillazione atriale, il controllo della glicemia, quelli sono fin troppo noti, ma ce ne sono altri che sono particolarmente importanti. Uno è il tema della carenza di rete sociale. L'isolamento sociale è un fattore di rischio importante per le malattie cerebrovascolari e non solo. Un altro sono gli aspetti di depressione. Gli aspetti di depressione sotto soglia sono un fattore di rischio per i problemi circolatori per tante ragioni. Pensate solo al paziente, tra virgolette, che è giù di morale, ha più difficoltà a essere compliante, a seguire la terapia e così via. Poi ci sono gli aspetti dietologici. Quindi l'idea è di fornire, anche con le difficoltà che sta attraversando, non tanto dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista della disponibilità numerica, la medicina territoriale, la medicina generale, di integrare questo lavoro di prevenzione. Quindi contiamo di screenare nell'arco di 2 anni, di riuscire a valutare circa 2.000 persone e quindi di individuare i possibili fattori di rischio. Pensate che se solo un terzo di queste individuassimo dei fattori di rischio che non sono noti, penso che potremmo fare un ottimo lavoro. Io dico sempre che per detendere il lavoro dei pronto soccorsi non c'è solo il tema dell'appropriatezza, ma è non aspettare il paziente sulla porta del pronto soccorso, ma intervenire prima che i giochi siano fatti. E questo è l'esempio del progetto Prevedi. Senta Serrati, lei parlava, diciamo, di fattori non noti. Però da quanto tempo, da quanti anni battagliate, insomma, continuate a ripetere quali sono i fattori di rischio, per esempio per l'ictus, eppure si va poi a vedere che la maggior parte potrebbero essere evitati, seguendo anche quelle regole base, mi viene da dire, di un corretto stile di vita, di una corretta alimentazione, oppure no? Giustissimo, questi fattori... Se noi chiediamo alla media della popolazione quali sono i fattori che possono causare l'ictus, sono tutti informati, però, o molti sono informati, però c'è una differenza tra essere informati e poi riuscire a applicare, perché si è capito veramente il significato che possono avere. L'idea del Prevedi è questa, cioè di intervenire in un momento di crisi per la famiglia. C'è un familiare che ha avuto un ictus e quindi in quel momento c'è un impatto emotivo enorme. Non solo il paziente deve essere accudito e curato in maniera appropriata, ma anche la famiglia deve essere presa in carico. E quindi, secondo me, l'offerta di fare un lavoro di prevenzione e di intervenire quando è evidente quello che provoca l'ictus, secondo me è un fattore che impegna dal punto di vista emotivo. E a questo punto la persona che va, che viene screenata per i fattori di rischio diventa a sua volta un formatore di altre persone. Quindi ci proponiamo un percorso virtuale che parte da una condizione molto particolare e che vorremmo evitare. Questo è un po' il messaggio. Eccoci ancora insieme con Carlo Serrati, coordinatore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Neuroscienze e Fisiatria. Partiamo con le domande dei nostri telespettatori. Buongiorno, volevo sapere se l'ictus è ereditario. Grazie, Rita.
Allora, questa è una domanda importante. La percentuale di ereditarietà è difficile da calcolare. Ci sono dei fattori di rischio come la pressione alta che hanno una componente ereditaria. La cosa migliore per evitare l'ipertensione sarebbe scegliersi dei genitori che non hanno avuto ipertensione. Però se quindi l'idea è che se ci sono dei fattori di rischio in famiglia, bisogna stare più attenti ancora. Ma se si intende eredità come fattori geneticamente determinati, allora qui siamo in condizioni di estrema rarità e spesso sono ereditari gli ictus che hanno caratteristiche giovanili. Quindi, siccome l'età media dell'ictus è attorno a 80 anni, se ci fosse una famiglia dove i genitori o i parenti lontani e vicini hanno avuto degli ictus in età giovanile, quindi al di sotto dei 60 anni, a 30 anni, a 35, 40, allora lì è il caso di intervenire con una visita presso una neurologia per capire meglio. L'idea però è che non c'è niente di assolutamente determinato. Anche quando dovesse esistere una componente genetica che riguarda meno del 3-4% degli ictus, si può sempre fare qualcosa dal punto di vista della prevenzione. Quindi dire quella rara eventualità c'è una componente genetica nella mia famiglia per l'ictus, non significa non poter far nulla, significa intervenire in maniera adeguata. Buongiorno, sono Alberto, 52 anni. Volevo sapere se un edema cerebrale, una volta assorbito, può ritornare. Grazie. Allora, l'edema è la conseguenza, l'edema cerebrale, edema vuol dire che si aumenta il contenuto di acqua che è già presente nelle cellule cerebrali. Un edema può essere causato da tantissime cose, può essere causato per esempio da un trauma cranico importante, può essere causato da un ictus, può esserci un edema idiopatico di cui non si sa la causa. Allora, in generale si può dire che ci sono degli strumenti, tra questi per esempio l'uso dei cortisonici, l'uso dei diuretici a seconda delle condizioni, che consentono di ridurre in maniera importante l'edema. In alcune situazioni l'edema, nella maggior parte dei casi, l'edema è reversibile, in altri casi risulta più difficile. Quindi la mia risposta è incompleta perché dovrei dire dipende dalla causa dell'edema cerebrale. Certo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Prego. ho 91 anni, sono normale, vivo da sola e volevo solo chiedere cosa ne pensa del tavoro alla sera. Molto e sono normale, vivo sola. E ho una figlia che mi sta molto dietro, che abita un po' più là. Vabbè, il dottore non lo vedo mai. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Buongiorno. signora, grazie. Signora, complimenti, anche simpatica, oltre a essere tra virgolette normale. Direi che la signora è super normale, da quello che si capisce. Sembra uno dei nostri super anziani, che dimostrano che si può invecchiare con buone qualità anche dal punto di vista mentale. Dunque, il tema del Tavor. Allora, il Tavor è una. Ora, dovremmo usarlo in modo estremamente attento e per periodi molto limitati di tempo. Quindi il problema è che dovremmo evitare di abituarci. Allora, prima di usare il Tavor come ipnotico, dovremmo essere sicuri di avere effettuato una revisione delle nostre abitudini. Dormire più o meno con lo stesso tempo del ritmo sonno-veglia, evitare di addormentarsi davanti alla televisione, non bere tè o caffè o fumare dopo cena e così via di seguito. Va anche detto che dopo gli 80-85 anni c'è una graduale diminuzione del tempo che viene dedicato al sonno. Allora la domanda è: prendo il Tavor perché dormo 6 ore per notte e ne voglio dormire 8? Ecco, in questo caso non ha tanto senso prendere il Tavor. Se invece devo prendere il Tavor perché ho fatica ad addormentarmi, dovrei cercare pian piano di ridurlo e usare la dose minore possibile. È anche vero che quando diciamo che bisogna usare la dose minore possibile del benzodiazepine, dobbiamo fornire poi delle soluzioni. Per
ai nostri amici e ai nostri pazienti, perché non dormire è una cosa brutta che rovina la qualità di vita ed è anche un fattore di rischio per tante cose. Quindi ho dato una risposta complessa, ma credo che sia oggettiva. Nessuna paura particolare, la signora può cercare di ridurlo e di verificare se segue delle norme igieniche adeguate per dormire con serenità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei fare una domanda al professore. Io ho un figlio di 32 anni e all'età di 17 anni mi è stato diagnosticato per una caduta accidentale a scuola, mi ha picchiato la testa mentre faceva ginnastica, era quasi svenuto, e mi è stato diagnosticato un angioma vascolare cerebellare destro. Questa risonanza magnetica è stata fatta per 2 volte. E la seconda volta al Gaslini, il neuroradiologo mi ha consigliato di non ripeterla in quanto questa formazione probabilmente è nato così e quindi non dovevo più fare niente. È il caso che dopo tanti anni venga ripetuto l'esame e se ci possono essere dei rischi particolari? Grazie. Vi ricordo, Grazie mille. signora, a lei e a tutti che i nostri medici rispondono in maniera generale, ovviamente, perché non conoscono in questo caso suo figlio e non hanno visto, diciamo, gli esami. Però sentiamo il dottor Serrati. Sì, grazie Tiziana per la puntualizzazione, è molto importante quello che lei ha detto. Allora, in termini generali, mi pare di capire, prima cosa, che questo angioma sia un reperto occasionale. Cosa vuol Sì. dire? Che questo giovane ragazzo ha fatto un esame per controllo da puntrauma cranico e, come capita spessissimo, facendo la risonanza è venuta fuori una cosa di cui non si era a conoscenza. E quindi, come si dice, un reperto occasionale. Ricordiamo che la risonanza genera nel 20% dei casi dei reperti occasionali che quindi non hanno significato clinico. Quindi la risonanza in quel caso ha detto: tranquilla, non ci sono problemi come esito del trauma cranico, c'è questa piccola cosa che bisogna tenere conto e tenere presente che è lì. Par di capire che col secondo controllo l'angioma è rimasto invariato. Ora, dipende da quali sono le caratteristiche dell'angioma, dalle dimensioni dell'angioma, dalla localizzazione esatta, e credo però che il collega del Gaslini abbia dato un parere di estremo buon senso, ecco. Se poi ci sono delle ansie particolari, uno può anche provvedere a ripetere la risonanza. Mi sembra però che siamo in quelle condizioni che io definisco di psicorisonanza, dove la risonanza si fa per dare una risposta a un'ansia che però non trova delle ragioni di appropriatezza medica. Senta, dottor Serrati, si parla di ictus come prima causa di invalidità nel nostro paese e volevo ricollegarmi al discorso della prevenzione. Non è solo non avere l'ictus, non è solo non stare male per non dire morire, ma è anche per quello che significa dopo, cioè con una percentuale così alta di persone che poi, anche se si sopravvive all'ictus, però hanno un'invalidità. Questo perché non spinge le persone a preoccuparsi della propria salute? Lo sa, mi conosce, sa che a volte faccio le domande strane, però mi sembra che sia proprio così elementare. Ma allora, questo è un problema giusto, questo è un problema di euristiche cerebrali. Noi siamo portati, di fronte a dei dati che lei ha riassunto molto bene in termini molto concreti, siamo portati in qualche modo a pensare che non ci riguardano direttamente e che riguardano comunque gli altri. Quando leggiamo una statistica, noi non siamo lì dentro. Questo vale, per esempio, sulla percezione soggettiva di molte cose. La percezione soggettiva, per esempio, del rischio di una caduta di un aereo è enorme rispetto alla percezione, per esempio, delle ricadute personali che può avere il cambiamento climatico. Allora, con l'ictus cosa succede? L'ictus è sempre quello del vicino, di casa, e non è mai il mio. Il senso del prevedi qual è? È capitato nella mia famiglia. Allora, mi rendo conto di cosa succede, divento protagonista del mantenimento della mia salute e quindi divento protagonista della mia prevenzione. Questo richiede, lei l'ha detto implicitamente, richiede un salto culturale, che
che è anche un salto, me lo lasci dire, di interpretazione politica della gestione del sistema sanitario. Intervengo non quando le cose sono avvenute, ma intervengo per evitare che avvengano. Questo è il modo anche per svuotare i pronto soccorsi. Per esempio, il modello finlandese sta andando in questo senso. Il progetto Finger, tra virgolette, cerca di obbligare con una premialità indiretta le persone che partecipano ai progetti di screening e alla valutazione dei fattori di rischio. Anche perché quello che io spendo in prevenzione poi in realtà mi ritorna, anche se è brutto da dirsi, però poi la sanità deve fare i conti, cioè con quelli che sono i costi. E allora se io è vero che spendo per la prevenzione, che può sembrare una spesa che non mi dà un ritorno nell'immediato, in realtà poi me lo dà nel lungo periodo. Questo è giustissimo, quello che dice lei ha due parole chiave. Uno, i dati sulla spesa. Se noi rapportiamo alla spesa che fa il sistema sanitario per la singola persona, la spesa per la prevenzione non arriva all'1% del totale e questo conferma che c'è qualcosa da rivedere. E la seconda osservazione importante è il tema dell'appropriatezza. Quindi se noi facciamo prevenzione evitiamo di dover intervenire riuscendo non tanto a risparmiare dei soldi per fare dell'altro, ma investendo i soldi in maniera più appropriata in altre condizioni che in sanità, per esempio, non possono essere sostenute dalla prevenzione. Quindi è un punto critico questo qua. Grazie, grazie al dottor Carlo Serrati, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e complimenti per il vostro lavoro.